Finiamo la puntata con le consuete impressioni di guida e in questo caso, insieme a Lidia Marcucci, la nostra fedele collaboratrice, abbiamo guidato la Renault Mégane Coupé Cabriolet in allestimento Floril, una bellissima macchina decapotabile che insieme a Lidia abbiamo avuto l'occasione di provare e di guidare nelle strade di Monza, Brianza e persino anche in un viaggio fino a Reggio Emilia e abbiamo apprezzato questa vettura e vi proponiamo le nostre impressioni di guida nel prossimo servizio. Grazie alla gentilezza di Renault Italia, abbiamo avuto la possibilità di guidare la Renault Mégane Coupé Cabriolet con l'allestimento Floride ed insieme alla nostra collaboratrice Lidia Marcucci abbiamo apprezzato questo prodotto della casa francese che nonostante essere cabrio, ben si adatta all'uso durante tutte le stagioni. L'allestimento Floride è veramente accattivante e possiede interni in rosso e avorio in tinta con la carrozzeria, con tappezzeria in tessuto tecnico abbinato alla pelle, che ben si abbinano con la luminosità data dal tettuccio in cristallo quando si viaggia a vettura chiusa. La particolarità di questo tessuto specialmente studiato è quella di riscaldarsi molto di meno quando la vettura rimane al sole nelle roventi giornate estive, completando il comfort di marcia con il climatizzatore automatico e l'immancabile navigatore satellitare posto nella plancia. La vettura che insieme a Lilia abbiamo guidato era equipaggiata con il motore diesel da 1461 cm3, identificato con la sigla K9KJ8, in grado di erogare una potenza massima di 110 cavalli, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce, di ottimi rapporti che permettono di apprezzare l'elasticità del motore in tutte le situazioni di traffico, senza necessità di ricorrere a ogni momento ad effettuare un cambio di marcia. È ottima l'accessibilità e l'abitabilità dei due posti anteriori, mentre quelli posteriori sono sacrificati come spesso avviene in questo tipo di automobili. Ma bisogna dire che se chi siede davanti è una persona di piccola statura, come il sottoscritto, chi è dietro può usufruire di uno spazio abitabile, mentre nel caso di Lilia, che è alta, risulta molto difficile accomodarsi dietro di lei. Abbiamo notato due grandi pregi in questa vettura. Il primo è l'insonorizzazione. Grazie a un accurato studio dei tecnici Renault, infatti la vettura è molto silenziosa anche quando si circola in modo aperto e non si sente né il motore né il flusso d'aria che evidentemente è molto pulito. L'altro pregio a cui facevamo riferimento è il consumo contenuto, che si attesta in valori di 6 litri per ogni 100 km nel ciclo urbano, 4,80 litri nel ciclo combinato e soltanto 4,20 litri nel ciclo extraurbano, testato da Lilia in un viaggio autostradale da Milano a Reggio Emilia, nel quale ha avuto anche l'occasione, grazie alla bella giornata, di guidarla in versione cabrio. Il posto guida è molto comodo, le regolazioni ideali del sedile si trovano subito, e tutti i comandi sono a portata di colpo d'occhio, con un cruscotto che presenta due quadranti tondi con il contagiri a sinistra ed il tachimetro digitale a destra, mentre in una sezione rettangolare posta sulla destra si possono leggere i diversi valori del computer di bordo. La visibilità è anche molto soddisfacente, persino verso il posteriore quando si viaggia in versione chiusa, e anche la capienza del bagagliaio è buona, anche quando si viaggia in versione aperta con il tettuccio ripiegato. La lunghezza di 4.485 mm e la larghezza di 1.810 mm non rappresentano un problema nella circolazione urbana, grazie anche ad un ottimo servosterzo. Nella vettura da noi guidata abbiamo notato una frenata troppo lunga ed è l'unico neo del quale possiamo parlare. Il prezzo di listino di questa vettura è di 27.400 euro. In questo modo finiamo la puntata numero 33 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti, darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e alla prossima settimana.